Ciao gioventù, benvenuto a questo nuovo video sulle notizie sul calcio, sempre con la postazione dove nello scorso video è caduto il telefono, quindi veramente potrei rischiare molto. Comunque in questo video parliamo di una notizia di calciomercato, ovvero di un altro acquisto, di un'altra cessione che potrebbe fare la Roma. Sembra che sono romanista, però non vorrei fare tutto sulla Roma, anzi in questo video parlerò un po' di cose, di quello che sta succedendo in questo mondo del calcio e di calciomercato soprattutto. Iniziamo però a parlare di Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, non lui, ho preso tutti e due romanisti che giocano nella Roma e tutti e due italiani. Comunque pure in questo video secondo me dirò che secondo me Pellegrini non andrà via da Roma, perché pure qua la trattativa sicuramente per me non andrà in porto, perché non si fanno ancora le cifre, quindi siamo proprio alla base proprio, quindi per me rimarrà, anche perché Pellegrini ha sempre detto che vuole restare alla Roma perché ama tanto Roma, ha detto che resta a Roma, vuole stare per tanto tempo, è il suo sogno la Roma, e quindi penso che non se ne vorrebbe andare al Manchester United, anche se è sempre una squadra inglese, quindi una squadra inglese ti offre tanti soldi, soprattutto l'United, che è una delle squadre con più soldi al mondo, potrebbe accettare, cioè soprattutto anche la Roma, perché se arriva un'offerta, che ne so, di 40-50 milioni per Lorenzo Pellegrini, non penso che lo manderebbe. Non lo rimarrebbe, però è tutto da vedere ancora, perché qualora Pellegrini andasse veramente al Manchester United, dopo ci fanno molte voci di mercato, perché la Roma già ha gli occhi puntati su Van de Beek, il giocatore olandese, se non mi sbaglio, sì, per forza, perché gioca nell'Ajax sono tutti olandesi, un altro po', comunque nell'Ajax gioca, e visto che la Roma e l'Ajax ci hanno preso Kluivert, hanno provato a prendere De Ligt, che ancora lo vogliono prendere, Ziyech, cioè c'ha buoni rapporti con l'Ajax, o no, vabbè, sì, che acquistano mancate di Ziyech, di De Ligt, quello che volete, però diciamo, e la Roma sull'Ajax ci sta sempre, ragazzi, poi parlando anche di altre notizie, si parla sempre, sapete, queste notizie ci sono sempre, ovvero di un ritorno improbabile di Pogba o di Vidal alla Juventus, ma io per fare un video al riguardo, deve esserci almeno la trattativa è fatta, deve essere la parola è fatta, Pogba ritorna alla Juventus, è fatta, Vidal torna alla Juventus, però perché sennò qua perdo tempo e direte sì, allora che cazzo sta a fa qua, perché sto facendo Pellegrini, stessi io ho detto secondo me non andrei in porto a fare Pellegrini Manchester United, però diciamo che in questo video voglio dire un po' tutte le notizie del calcio, almeno un titolo lo voglio dare, quindi parlando un po' di altre notizie, vabbè, parlando un po' più del Napoli, dai, perché sono tifoso napoletano, che cacchio, dopo avete veramente su, se pensate che sono romanista. Allora, riguardo il Napoli sul calciomercato, si fanno ancora molte trattative. Cioè il presidente non vuole rinnovare lo stadio, non vuole comprare il giocatore, cioè fa tutto tranne comprare il giocatore, vabbè sto scherzando, comunque perché vuole firmare un contratto per il giocatore, cioè rinnovare, ecco non mi viene il termine, rinnovare il giocatore in questo momento di Napoli, che sono Zielinski, cioè, ci sta parlando da 3 anni del rinnovo, di e poi di altri non mi ricordo, e poi di Isai, cioè per questo voglio dire questa cosa, Isai, cioè questo lo vogliamo pure rinnovare, sì, Isai se ne potrebbe andare assolutamente, perché dopo c'è un'altra notizia che dice che Isai potrebbe andare via magari a 50 milioni all'United, al Chelsea, quello che volete, ma però, si dice, vabbè comunque se qualora andasse via, Isai, il Napoli già ha le idee chiare, vuole prendere uno tra Lazzari e Darmian, poi se si farà qualche nome, perché raga, cioè, per comprare un dopo maggio ci abbiamo messo 10 nomi a tre giorni dalla fine del calciomercato, abbiamo preso mal quit, quindi non è una buonissima cosa, però comunque Lazzari per me potrebbe essere non troppo difficile come trattativa, io spero che Lazzari andasse al Napoli, perché è veramente un buonissimo giocatore che a me piace molto, e figuratevi là sulla fascia, tra Lazzari e mal quit, tre velocisti incredibili sulla destra, faremo, non lo so che faremo, ragazzi questo video è finito qui, mi raccomando scaltalane, comunque sto parlando un po' più piano, non so se voi mi ammosciate oppure devo ritornare a parlare molto veloce, comunque ragazzi questo video è finito qui, mi raccomando scaltalane, commentate qui sotto per sapere cosa ne pensate di questo video, noi ci vediamo, ciao.